Un caffè, con un po' di humor. Maestro, che cosa vuoi che io faccia per te? E lui rispose, love, love, love. Ma 9 per 9 farà 81? Nella conca! Muovi! Madotti, è lei? Vuoi sapere la procedura? Sì. Io i soldi non li caccio e tu ne becchi. A ricogliere quel giaccone a Rambo. Che senti, storie di questo sono greche, sempre. Grechi! No, sono buoni. Che c'ho l'antricorpico contro coglioni, ha capito? Io sono un giocatore voraccio, da osteria mica sono un campione come te. Cana! Indovini chi li ho preso? Chi? Ma? Ma? Mara? Mara, torniamo giù. Maradona! Maradona! Ma no! Allora, ragioniere, che fa? Batti? Mi deve tu? No, dicevo, batti lei? Positivo? Sì! Aspetti! Caro Domenico, c'è un drago. Io lavoro alla posta, capo ufficio, batti! Aspetti! Ma lei naturalmente capisce e parla l'inglese, no? Come non lo parlo? Dice, I speak bien. Colpo partito. Triplo pilota reale ritornato con pallina. Ma dato un cassotto in buca, me lo so guardato. Ho scusato e ho detto, manca il sangue, me fa uscire la corda in guardia. Highlight, la cara e vecchia Faiga, Cosi. Nell'arancio c'è la vitamina C. Come l'ha chiamato? Amore, amore, amore. Lo sente padre, l'ha chiamato pure amore. Quando parliamo d'amore. Cacca da bocca perché Monamu è sempre il cavallo di categoria, eh? Categoria invalidi. Pronto, parlo col servizio percorribilità strade? Vieni avanti. Un caffè, con un po' di humor. Maestro, che cosa vuoi che io faccia per te? E lui rispose, love, love, love. Ma 9 per 9 farà 81? Nella conca! Muovi! Madotti, è lei? Vuoi sapere la procedura? Sì. Io i soldi non li caccio e tu ne becchi. A ricogliere quel giaccone a Rambo. Chi è senti storie di questo sono greche, sempre. Grechi? No, dai, sono greci! Sono buoni. Che c'ho l'antricorpico contro coglioni, ha capito? Io sono un giocatore voraccio, da osteria mica sono un campione come te. Cana, indovini chi li ho preso? Chi? Ma? Ma? Mara? Mara, torniamo giù. Maradona? Maradona? Maradona! Caro Domenico, c'è un drago. Io lavoro alla posta, capo ufficio, batti! Aspetti! Ma lei naturalmente capisce e parla l'inglese, no? Come non lo parlo? Dice, I speak bien. Colpo partito! Triplo pilota reale ritornato con pallina.
Mi ha dato un cazzotto in bocca, me lo so guardato. Ho sputato e ho detto, manca il sangue, mi fa uscire la cornuta in guardia. Highlight, la cara e vecchia paiga, cosa? Nell'arancio c'è la vitamina C. Come l'ha chiamato? Amore, amore, amore. Lo sente, padre, l'ha chiamato pure amore. Quando parli di mon amour, cacca da bocca, perché mon amour è sempre il cavallo di categoria, eh? Categoria invalidi. Pronto per lo col servizio percorribili da strade? Vieni, vieni, vieni avanti. Un caffè, con un po' di humor. Maestro, che cosa vuoi che io faccia per te? E lui rispose, love, love, love. Ma 9 per 9 farà 81? Nella conca! Sfidete! Muovi! Ma dopo è lei? Vuoi sapere la procedura? Sì. Io i soldi non li caccio e tu ne li becchi. La ricogliere quel giaccone a Rambo. Chi è senti storie, questi sono grechi, sempre. Grechi? No, ma dai, sono grechi. Sono buoni. Che c'ho l'antricorpico contro coglioni, ha capito? Io sono un giocatore voraccio, da osteria mica sono un campione come te. Indovini chi li ho preso? Ma? Ma? Mara? Mara, andiamo giù. Buonasera a tutti. Oh, si è bloccata la cam, cominciamo bene. Non è una cosa strana, è la cam che si è bloccata. Un attimo che faccio una cosa molto interessante, tipo staccare la spina e riattaccarla, che l'altra volta ha funzionato. Falsa partenza, ma ripartiamo subito. Pronto per lo col servizio percorribili da strade? Vieni, vieni, vieni avanti. Un caffè, con un po' di humor. Maestro, che cosa vuoi che io faccia per te? E lui rispose, love, love, love. Ma 9 per 9 farà 81? Rieccoci, vediamo se va. Provo a riavviarla. Ieri sera mi sono scordato di fare questa roba qua. Di rimetterla, eccola qua, vediamo, ha funzionato subito. Maledetta stronza. Allora, torniamo a Yharnam. L'altra volta abbiamo inavvertitamente, manco troppo, massacrato padre Gascoigne. Nonostante, per fortuna, ho già parlato con la, o forse ci ho parlato dopo con la figlia. Però vabbè, io non lo volevo massacrare, volevo solo entrare nell'arena perché mi ricordavo che si faceva il giro, invece non si fa un cazzo, quindi l'ho dovuto massacrare. Poi sono tornato qua, così livelliamo. L'altra volta non ho livellato, quindi io livellerò. Tanto facciamo una build forza e destrezza. Come detto, questa sta addormita. Dica? Si dovrebbe sentire tutto, no? Welcome home, good hunter. Un po'? Sì. I must have drifted off. What is it you desire? Perché moglie da me? Allora. Very well. Let the echoes become your... Eccolo! Grandissimo, buonasera. Come stai? Ah, vedi chi c'è? Pure il grande Salva. Che cosa vuole di più dalla vita? Un tucano. Per tucano serve, Jesse. Come stai, Salva? Saranzi, che... Bene, oh, meno male, va. Ho visto i tuoi play clip che mi hai fatto, come sempre. Non commenterò, però immagina. Come va? Normale. Né A né B, C. Loro. Altra resistenza. Io tiro su resistenza una cifra perché mi muovo. Dai, sì. Aspettate che c'ho un volume wagneriano nelle orecchie. Ok. Parla, che ci dici? Ah, questa già l'hai detta l'altra volta.
il sogno dentro il sogno dentro il sogno dentro il sogno, sembra una roba meravigliosa, metafisica. Dovete, se devo posare qualcosa prima di tornare agli Arnhem. Carion non ci fai più un cazzo, te lo tieni per collezione, ma tanto me lo porta appresso così. Questa roba la potrei posare, però vabbè, diciamo che stanno a posto. Inception, esatto, pure Paprika. Io consiglio sempre a chi meno Inception. Vedete Paprika, no, quello di Tinto Brass, l'ho detto pure l'altra volta, quello di Satoshi Kon. Un film d'animazione anni 90, bellissimo, da cui Nolan ha ammesso di aver preso ispirazione per Inception. È uguale, praticamente. Sembra veramente, veramente bella la remaster di Tomb Raider. Ah, sì? Ma dai, non gli avrei dato una lira io. Allora, io tornerei al Grande Ponte, perché voglio esplorare la parte là e poi andavo a Cathedral World. Mi sembra che il sottosuolo, diciamo, la parte fognaria dell'acquedotto l'abbiamo fatta bene, se non ricordo male. Il ponte pure sopra, sì. Dopo, casomai, facciamo una botta veloce. Quando la metteranno due spicci la compro. No, io veramente no. Già all'epoca non era tra i miei giochi preferiti Tomb Raider. Mi piaceva solo che c'è stata Stanzi in nona, però non... Diciamo, ho giocato molto al 2. Poi, mi ricordo, mi sono arenato a Venezia, che era una roba col motoscafo, mamma mia. A vedere la moto sanguinano gli occhi. E poi... Ah, devo tornare all'infermeria. Fe, ecco, donata Josefka. Donna a parlare con Josefka, voglio vedere se mi rivolge la parola. Che noi non sappiamo chi è ancora Josefka, però chi conosce Bloodborne lo sa chi è. Chi non la conosce me la impara, ma conosce adesso con me. Se mandano il codice è mio, una botta di culo. Va bene. Che peccato che non ci si possa spostare dalle... Come si chiamano? Dalle lanterne direttamente, è un po' un peccato. Però c'ha una sua logica de lore questa cosa qua, pure se è una stronzata a livello di gameplay, però tu volendo la potresti giustificare con un arzigogolo mentale, no? Si vede bene? Sì. I primi non ho giocato, visto giusto il primo, credo all'epoca, ma era un pargolo. Tu eri in pargolo, sì, 93. Se nel 93, cioè, quanti anni c'avevi quando è uscito Tomb Raider? 97, 98? 6-7 anni. Io ce n'avevo un po' di più. Eccola. 96, lo vedi, c'ha 3 anni. I am Josefka. Eccola, Josefka. The patients here in my clinic must not be exposed to infection. Eccola là, guarda, si vede. I know that you hunt for us, for our town, but I'm sorry. Please. This is all that I can do. Lei è un personaggio molto importante. Now, and good hunting. Buona pesca. Still in need of, but I have nothing. Please, I can only... Maledetta, sta voce smelliflua che in realtà nasconde. Ma per il momento non è ora. 3 anni guardavo Duke Nukem 3D sul mio bellissimo Litata. L'ho giocato nel 2000 sul PC. No, io ho giocato il primo, ma non era il mio. Un pochetto lo giocavo insieme agli amici miei sulla PlayStation 1. Col dinosauro, quel pezzo là dentro alla caverna con i cosi, no? Con i precipizi quadrati. Ma all'epoca non c'era l'anti-rising e già stavo un sacco di cazzo. Però era, sembrava roba dell'altro mondo, e lo era probabilmente. Il secondo era più... mi ricordo ci ho giocato di più, però vi ripeto, sono arrivato a Venezia, che era tipo il secondo, terzo stage. Là è rimasto perché non ci ho più avuto la voglia. Dunque, faccio un giro veloce così magari esploriamo un altro po'. Qua come si apriva? Sai che mi ricordo un caso? Ah, qua ci si arriva dopo, come pare. Flatout è gratis su GOG, ma solo per poco tempo, se vi interessa. Flatout qual era? Su GOG c'è un mare di roba. Ho completato pure la collezione di Assassin's Creed doppiona, perché già ce l'ho su console, su PC, mancava solo Black Flag. Ho preso a 8 euro oggi. Quei sconti, mega sconti. Nano Gigante, buonasera. Ciao. Ciao. Gioco di macchine. Ah, ok. Saluto, adesso dici ciao. Ciao, dici. Che dici, Nanus? Prima ho fatto un po' di riassunto, stavo a fa... ho inavvertitamente massacrato padre Gascoigne, non lo volevo massacrare.
Fino a mo' abbiamo ammazzato la Cleric Beast e il Padre Gascoigne. Dei boss che si incontrano a Yharnam. Voglio andare a fare sto pezzo qua sopra. Senza che ripassiamo là, che tanto. Voglio riparlare un attimo col tizio qua. Non mi ricordo se adesso già lui mi dice. No, lui mi dice da Cathedral Ward, quindi ce lo riparla dopo. Cioè, riparlo lo stesso per scrupolo. Yes, I see. But the great bridge sì. No, devo prima passare quel pezzo. Hai visto? Ho visto il VOD di Resident Evil 7. Sei andato un botto avanti. Dai che ci siamo. Hai visto quanto ho camminato ieri? Ho camminato una cifra, Però te posso dire una cosa, quel pezzo là non mi è piaciuto. Il pezzo con lui, col tizio. E forse ho capito pure perché, secondo me. Perché è poco morboso il pezzo con lui. Vorrebbe esserlo morboso, ma non lo è. Primo perché ci manca un po' di psicopatia sexualis, perché proprio è assente, no? E poi mi sembra un po' un maniaco ordinario il figlio rispetto alla mamma che è mutata in quel modo schifoso e il padre che ti mette paura, che c'ha proprio carisma. Sembra Mario Brega incazzato, no? Io ho il periodo di farmi un'altra run a Blabbo. Tu scrivete Blabbo, guarda. Vedo che mi sempre un minuto dopo. Nano, ti posso dire una cosa? Io ho avuto l'istinto di farmi un'altra run a Elden Ring. La sto a fare e sto divertito come una merda. Poi magari gioco un pezzo di quello, poi ripio, sto a fare l'altra di Cyberpunk. Boh, capito? Vago, poi mi metto uno strategico, mi faccio una guidata. Io sono così, mi piace... Spizzica, ma porta alla fine, porta a termine tutto. Non sono di quelli che si fissa un mese sullo stesso gioco e poi ci gioca mai più nel resto della vita. Mai fatto io così. Vabbè, salva, sto a provare altre cose, sto a fare degli esperimenti, sto a usare l'arcano che non l'ho mai usato, capito? La fede, quella roba là. Poi lo sto a fare con calma, non è che mi sto a mettere di prescia. C'ho pure, che ne so, un ballo, c'ho balalla, c'ho un sacco di cazzi che sto a fare tutti insieme. Tutti insieme. Appassionatamente. Il tizio quello della festa è noioso, bravo, è noioso perché non mi ha messo paura mai. Testimone Ranzic ieri sera. Valhalla cestina lo proprio. No, beh, Valhalla lo gioco a perdere tempo così. Lo so io che è il peggiore Assassin's Creed, che pare che non lo so. Non lo sapessi, ma lo so, diceva il mitico Massimo Boldi. Il bello è questo, esperimenti. Esatto, esperimenti, te diverti. Sto usando la cosa io, la lama del limiere, che non l'ho mai utilizzata in vita mia. Mi sto divertendo tantissimo. Se no io sempre sta cazzo di spada lunga, sta cazzo di claymore. Cambia, no? Se facessi tutti i run così sarebbe una rottura di cazzo. Sono io il primo a metterlo. Voglio provare tutte quelle robe, capito? Con il sanguinamento, tutte cose strane voglio provare. Sono pochi i giochi vari, sono pochi e ci avete fatto caso che c'è sta una muria delle vacche ultimamente incredibile, no? Quindi che cazzo me ne frega a me, cioè non è che devo giocare altro, che me devo sbrigare, capito? Cazzo me frega. Abbiamo chiesto anche Skull and Bones, speriamo che arriva. Dai, se ti arrivano 2-3 codici ci facciamo qualche partita. Quando ti mandano? Oh, che famo? La tiri sta... Sto sasso, lo tiramo? Oh... Qua era un posto per farmare rune, è una bellezza proprio. No, rune, pardon, nagli del sangue, non diciamo eresie. Mi sembra molto pigra, tutta scura. Non lo so, salva. È un po' una merda. Ah, Tomb Raider. Che gioco monotono? Che my god, che? Che gioco monotono? Ah, il Divers, no, il Divers. Ma che, mi devi spiegare se il primo era stick, come si chiamano, shooter, sticker shooter, stick shooter, quelli che tu con tutte e due le levette giochi, no? Ma ci ho giocato un po', ma mi sono rotto il cazzo. Il 2 non ci giocherei, manco se me lo paghi. Oh, che avevi deciso, muori. Un amo. Il primo era isometrico, esatto. Il secondo com'è invece? Mamma mia, quando faccio sta roba, quando mi diverto, per non di cose più sconce. Il Lightning era meglio dell'originale. In terza persona. Ah, vedi, magari è più interessante. Perché a me gli shooter col doppio stick proprio mi fanno schifo. Non mi ci diverto. Tant'è che ho abbandonato pure coso, no? Che era interessante come ambientazione. Quello Cyberpunk, però, sempre isometrico. Sta pure sul Game Pass con la copertina. Descent, una cosa del genere. La Descent, una cosa del genere. No, la dissenderia. La discesa.
The Ascent, bravo, sì. Ma se sparava proprio del merda. Era proprio brutto. Mi dispiaceva perché mi stava interessando la storia, capito? The Ascent, l'ho detto io. Invece Steel Rising, no, non so se l'hai giocato. Io lo sto a portare avanti, mi ci sto divertendo. Molto carino. Come Souls like, va bene. Mo vincerò pure sto cazzo da Rise of P, prima o poi. Steel Rising non è male, perché poi c'è sta ambientazione della rivoluzione francese, a me non mi dispiace per niente. Ma carino cosa? Madonna salva, come sei drammatico. Pare che ho detto che cazzo ne so io. Ah, ma qua non l'ho accesa la cosa, che tartufo, porco cane. Mi mancava un pezzo, vedi? Qua ci stanno delle diramazioni, se non mi ricordo male, che dobbiamo prendere. No, qua sopra, dopo, Cathedral World. Bambole francesi. Lo so, però a bambola vale la pena, perché si muove bene, c'ha un bel sistema di combattimento, non è male. Nonostante se meni solo automi, io lo dico sempre, a me mi piace mena la roba organica, però questo c'è, questo se piamo. Che te devo dire? Se pure te lo dicessi, che te lo dico a fare? Lo sai che rompo le palle? Sì, ma io scherzo, salvo. Per me è sempre un piacere. Anzi, a me lo scozzo fra noi due mi fa ridere tantissimo, quindi... Tu pensa che palle, no? Io ti dico una cosa e tu sì, c'hai ragione. Oppure viceversa. Coglioni. Tutto il bene che te voglio, ma... Mannaggia a me, guarda. Ti dico, Maxi, sul serio, non posso durato. Devo proprio stupirmi prima. C'è sta, io so come te, io no, tutti i Souls like che ho giocato fino a ora non mi sono piaciuti due. Uno è Surge 2. Il 2, no, l'1, eh. E l'altro è a piccole dosi, però, Mortal Shell, perché ci stanno dei livelli che fanno veramente cagare. Mostri Rising. Però diciamo che è sempre un po' un rimastico, no? Il Souls like è sempre un po'... Però se vale per il platform, vale pure per i Souls like, la formula... Cioè una formula di gameplay che la puoi mutuare dai giochi Souls like the From, dai giochi Souls the From, se no veramente. Vado a portare la spilla alla bambina, eh? Con sta bambina! Chi ci pensa la bambina? O so io chi ci pensa la bambina? A quel sapone. Volong a me non mi è dispiaciuto. Nioh, però io non li classificherei tanto quelli come Souls like, perché. Io veramente c'entra un cazzo con Dark Souls, a parte che perdi le anime e le vai a ripiare, perché il resto è completamente differente per me, cioè è proprio super action, proprio alla grande. Però sì, ci potrebbe stare in realtà. Hidetaka, la visione di Hidetaka non si discute. Lì almeno posso parare, mi posso parare. Ma allora pure Rise of P. No, Rise of P lo devo giocare tra te, Nena, Salva, Amon, mi è stato a fare una capoccia come un tamburo, quindi prima o poi lo dovrò provare. Riprovare, perché la demo l'ho provata, ma a quanto pare la demo non vale un cazzo rispetto all'originale. All'originale, al gioco completo. Originale. Aspettate che mi devo orizzontare per andare alla parte della bambina. Devo passare sopra. Ponte. Ponente. No, devo tornare indietro di qua, alla piazza del mercato. Dica, dove sta la bambina? Ah, ok, grazie. A posto. Ammazziamo zio Tibia. A posto. Perché i proiettili, quelli... Tutto fa brodo. Certo, la visione de From, autoriale de From, non si batte, non è come Metal Gear. Se fa, come Metal Gear rispetto, che ne so, a Siphon Filter o a che cazzo ne so io, a Sam Fisher. So proprio, cioè, la differenza è palese, no? Guarda, tornate per forza da sta parte per andare la bambina. Sì, perché devo arrivare alla piazza. Quindi faccio. Vediamo se riesco a fare la scorciatroia qua, eh. Sta principalmente Souls, anche di Souls non ci vado matto per niente. Pensa un po'. Strana sta cosa, eh. Io ho giocato un sacco di roba differente. Mo il 31 marzo mi ripiglio pure Forbidden West su Steam, su PC. Non me ne frega un cazzo nero. Sperando che... Io parlo sempre per... Sto parlando sempre molto provvisorio in questi periodi, perché è la mia vita che è provvisoria, quindi... Più del solito. Non a livello di salute, per carità, fammi grattare. Però a livello proprio...
te di compro, faccio, dimo, capito? Dove te? Al momento non ho niente che mi ispiri. Ma io, guarda, ti posso dare il consiglio che do sempre a Salva. Prova a cambiare genere, prova a fare delle esperienze nuove. Prova a cambiare proprio genere. Prova cose che non hai mai giocato. Come nella musica, a volte te stupisci da solo. Cioè, io mi sono comprato, c'ho mezza discografia di Slipknot, io non li sopportavo i Slipknot. Ci ho fatto pure un post 15 anni fa che non me li sarei mai sentiti. Invece... poi ci stanno delle cose che rimangono, ma... tipo i platform io non li gioco proprio perché sono incapace, non solo perché non mi piacciono, ma proprio perché sono incapace. È una cosa che mi esula proprio dalla mia coscienza del giocatore proprio. Ho ripreso Metal Gear Solid 2, bello. Ho fatto una settimana quasi a Fortnite. Mamma mia, no, Fortnite non ce la posso fare io, serpa. Ci ho giocato, ma non mi piace come si spara. Devo far piacere Papa Emeritus. Ci riproverò. Ci riproverò perché mi hai messo curiosità. Papa Emeritus Stronsus. Ci riproverò. I Ghost, Salva, i Ghost. È l'immagine che c'ha Ranzik come foto del profilo, capito? Io si chiama Papa Emeritus, io lo chiamo Emeritus Stronsus per ite, no? Solo perché. Mi sono messo a giocare a Xenoblade Chronicles su Switch Lite. Quello io ce l'ho, lo dovrei. Cioè ce l'ho. Ce lo potrei avere, ma lo devo provare. Su Switch ci torneremo pure noi, mo. C'ho della roba da giocare. Che voglio provare. Tipo Bayonetta 2, per esempio. I Ghost, ma chi sono? Sono un gruppo, ti potrebbero pure piacere, te Salva, secondo me. Sono molto, fanno delle canzoni molto rock, anni 70, non male, però con un tocco particolare. Io non ci sento tanto gusto a sentirli, devo dire la verità. Però... io conosco il film romantico. Ah, mamma mia, che zotta questo. Mamma mia, guarda. E quel film si salva solo una cosa, vai, indovina. Che quella si salva, doveva mettere si salva, pure assordato Jane che è un film da merda. Esatto, Demi Moore. Proposta indecente, è meraviglioso, l'ho visto 60 volte quel film. Pure Striptease, però è brutto Striptease, era deludente Striptease, si vedevano solo i meloni, ma poco. Pure tappati, ma qualcuno mi ci ha fatto credere. Hanno fatto la scala pulita dal metal leggero al rock anni 80, esatto, tu li conosci meglio di me, sarai più ferrato, io sono uno stronzo. Io sono un critico dei poveri, dei poverissimi, per carità. Dai. Stanno piano pure perché... ah, stiamo a chiacchierare. B, devo arrivare alla bambina, quindi questi li dovremmo riammazzare tutti. Perché poi un po' di aghi del sangue, un po' di fiale di sangue, non è che ci fanno schifo in più, Visto che se ne vanno come il prosciutto alla festa dell'unità. Rido perché io in tutte le feste dell'unità che ho visto non c'è stato mai il prosciutto, però vabbè. Anzi sì, però era come in palio con i premi della lotteria. La cara è vecchia, Feige. Sorry. Tesoro, come sei antica. Tesoro, come sei... F-R-O-I-C-A. Vabbè, come lo chiamavano? Schiantadope. Ma vattene a fanculo. Film di un certo spessore. Vacanze in America. Ne avessi vinto una morta, manco una forma di pecorino da Ciruro. Lo so, io ho vinto solo una volta, però manco io l'avevo comprato il biglietto, l'aveva comprato l'ex partner. Ho vinto una telecamera Sony, ancora sta là dentro, mai usata. Una telecamerina di quelle che andavano prima. Quindi pensa quanto tempo fa è successo questo. Era meglio il prosciutto. Detto tra noi. Oh, volete morire? Faccia da culo. Anzi, faccia da bestia. Mamma mia, sta botta. Quando è aperta quest'arma è veramente devastante, porca miseria. Che tu la chiudi, la apri e gli segui la testa proprio. Vince. C'è sta una clip su sto canale, su quella battuta, Nano. Una delle prime dell'altro anno.
Vinsero battaglie. Stava a giocare Outward. Vinsero battaglie grazie alla loro figa. Quello si è sgarato. Quello l'ha detta. Niente, ha fregato un cazzo. Lo sapeva che era fuga. Quello l'ha detta apposta proprio. Il signor Giancarlo. Ragazzi, domani podcast Xbox. Ah, che ci dicono, Salva? Ma si è saputo poi questa cosa del Game Pass? Che comporta, che non comporta, che... Madonna, mi sono fatto veramente una doccia di sangue. Guarda, cominciano a impazzire gli abitanti. Ho solo ammazzato padre Gascogne. Devo andare pure dalla vecchia dopo che sono al Cathedral World. Me devo ricordare. Dalla vecchina. Non la vorrei mandare da Yosef. Che anche se... Sono un po' combattuto se staranno, ma se mandare la gente da Josefka o a Cathedral World deciderò. Gloria, milioni di lire, ha scelto Gloria, esatto. Proprio domani sera alle 21 ci sarà un podcast in cui la Fispenser con altri, saprei in maniera dettagliata il tutto. Ah ok, domani sera io no, c'ho Baldur's Gate, quindi mi frega sai. Madonna, che castore, ha scritto milioni con la G. È perché sono di più con la G. I milioni sono di più dei milioni, che... Penso che taglio Marco Polo quando ha portato il libro dall'editore prima, era un po' complicato. Il milione, a coglione, in dopo pubblico. Fine di un classico non ancora nato. Buongiornissimo. Buongiornissimo. Buongiornissimo, è inquietante. Hello, Miss Hunter. Miss Hunter. L'ho trovata. Purella sta bambina. Mamma. Ah, che poi dobbiamo fare i soldi per trovare la chiave per aprire Cathedral World, quindi. La voglio ammazzare qua. Ah, lei piange e basta, devo aspettare. Adesso parlo col congiuntivo di giurato. Va bene. Il nemico giurato sei. Questo mi ha sempre fatto rosicare, che se girava sempre. Oh. Dai, eh. Astruzzo, putte esclamativo. Salva, datoci che stai in vena dei news, no? Che altro deve uscire sul plus extra, me coglioni? De titolo. Se deve uscire, io... La butto lì. Mi si è bloccata la live. Addirittura. Aggiorna. Scriveteglielo chi ha voglia. Perché io non c'ho. Aspetta. Allora sto laggando io. Io ci ho salinato davanti e mi rendo conto, raga. Aspetta un attimo, eh. Aspettate un attimo. Che sa, potevamo fare anche la rottura dei coglioni. Addirittura clamoroso. Mamma mia. Mi dessero i soldi come mi fanno i complimenti, sarei milionario. Dovrebbe essere giusto, mo, vedete un po'? Sei ripreso? Ok. Comunque sì, no, Salva, te stavo a dire se c'avevi delle notizie riguardo l'extra. Sui giochi dell'extra. Come si chiama l'extra? Così. Ce l'ho pure, madonna, che tengo un bambino. Te lo dico subito. Porco cazzo, mannaggia a me, oh. I cani de merda, li odio. Cinquemila anime. Need for Speed Unbound. Outerworld, Spacers, Outerworld è divertentissimo. Se non avete giocato, giocatelo. Tales of Arise, pensa, me lo volevo comprare. Da paura, me lo giocherò. C'è sta Persona 3 Reload sul pass. Il pass lo devo rifare, mo al momento è un po' complicato. Lo potrei fare per un mese, ma lo farò quando voglio giocare ai SOP. Mi fa cagare. La Persona è bello, porca miseria, ho giocato solo Persona 5, purtroppo. È veramente un'esperienza. Capisco perché piaccia molto al nano. Un gioco... No, non è vero che parlano e basta. Non è vero che parlano e basta, no, fa un sacco di cose.
Però è bello perché c'è tutta la gestione di questo gruppo, di questa persona che va a scuola, che fa tutto quello che deve fare. Per me è strepitoso. Non so che donna ripia le chiede il sangue. Il ragno di Birkenworth cela ogni genere di rituale ed allontana da noi i nostri perduti signori. Un vero peccato. A pensarci la testa mi trema in modo incontrollabile. Quanta lore in un solo biglietto. E poi chiamarla così lore mi fa sembra un deficiente, però. Attrezzo dell'officina per le gemme di sangue, però rivela un sacco di cose quel foglio dopo che sai di che cazzo sta a parlare. Tanto sul passo non è mica ancora arrivato Jedi Survivor, sì, capirai. A me piacciono i JRPG, i dating sim. I dating sim a me no. Ce ne stava uno gratis su Epic, manco l'ho preso, perché a me preferisco saltarla la parte dating, capito? Che meraviglia. I dating sim salva sui giochi dove fai finta di fare appuntamenti con le waifu, quella roba là, no? Le waifu si chiamano, nano, no? Perdonami se sono impreciso. Però con le fregnette, quelle giapponesi disegnate manga, capito? Di solito so. Doki, esatto, gratis su Epic. Doki Doki non è il solito dating sim. Ah, ecco qua dobbiamo andare adesso. Oddio, sti pet, madonna. Per me si va nella città dolente, porca mignotta. Ma scusa, ma il cancello allora gli posso passare dietro? C'è stato un attimo di confusione mentale. Eccolo questo, guarda quanto è il terringoso questo. Cioè, mortacci sua. Sono loro che l'hanno ripreso da qua. Datevi al porno piuttosto. Che puritano, Sarva. Una cosa non esclude l'altra, Sarva, te lo sta dritta. Waiting for it to end. It always does. Always has, you know. Since forever. But it won't end nicely. Not this time. Even some folks hiding inside are going bad. The screams of women folk. The stench of blood. The snarls of beasts. None of them's too uncommon now. Yharnam's done for, tell ya. Ci credo benissimo. Mandalo qui. Ah, ecco, andiamo dalla vecchia allora, fa molto un giro. The incense wards off the beasts. Spread the word. Tell them to come on over. Okay. If you wouldn't mind. Ma ride. Lui è bellissimo perché sembra che non si muove da decenni, no? Vedi? E probabilmente. Nell'incubo è così. Sì, sì, ok, allora già hai fatto. Torniamo indietro. Posso favorire direttamente al sogno del cacciatore, se no rifamo tutto quel giro lì. Comunque no, per esempio c'è sta Yakuza, ci stanno i pezzi dove tu gestisci e fai alcuni appuntamenti con le hostess, però quelle su hostess, che in Giappone sono una figura professionale, cioè tu vai in un bar, affitti la hostess e ci parli, cioè tu puoi solo parlare, te ci puoi mettere d'accordo per i vedette, però non è che ci fai chissà che. Però ci stanno queste cose qua, Yakuza, mamma mia, che roba, raga. Qualche romance giusto per sfizio, eh. Ma no, ma ci sta, oh, ma che? Come metta a fare? Per carità. Fatemi ricordare dove sono morto. Sono morto nella piazza... Piazza Slamazza, quindi se io vado sul Grande Ponte... Mi ricordo sta il cancello che è chiuso. Giuro, c'ho una crisi proprio de mappa mentale, mo non riesco a ricordarmi le cose. Tanto andavo a sappiare gli echi del sangue, che erano quasi 5.000, mi rompe il cazzo lasciarli per terra. Vieni qua, dai. Ciccio Ingressi, detto il feduso, vieni qua. Ci do un firme, il buono, il brutto, il cretino, che è una roba. Ogni volta che lo vedo mi sgaro.
Dobbiamo iniziare la serie Chicago Fire. Guarda, preferisco riguardarmi Dynasty o Dallas, sta roba qua. Pensa come sto. Tanto stiamo là, Sarba. Solo che invece che i granosi ci stanno i pompieri. Invece dei petrolieri texani. Ah, stronzo, quanto è scavato. Ma non ci penso proprio, Sarba, inizia a Chicago. Io al massimo sai che posso fare? Posso guardare te che guardi... No, aspetta, fa stoppare una cifra di cazzate. La lampadina non l'ho comprata. Non ho comprato la lampada. Possibile che non la vendono ancora? Ecco perché mi stavo ammazzato. Dico, come cazzo è che non c'ho la lampada? Ah, vabbè. Shoot. Oh, io sto mena coi pugni. Non stavo a gonfiare una zampogna, però non mi stavo a pagare anche. Ma l'hai lasciato perdere pure tu, Chicago Fire. Ma perché mo dove io? Guarda che tu gli hai persi prima del ponte. Sì, lo so dove l'ho persi nella piazza dove sta la bambina, ci sto a tornare. No, ormai sono talmente poco timoroso a Bloodborne, vado, capito? Vado super ciallo. Tanto devo accumulare un altro po' di aghi del sangue, quindi... Se ci arrivo da qua va bene lo stesso. Io ho visto due stagioni. Madonna santa. Adesso appuntamento al prossimo anno. Ah. E se c'è sta l'incendio? Chi chiamiamo? Chiamiamo quelli del San Francisco Fire, che sono più vicini. Come diceva Cadordone, San Francisco con la S e con la Z. Ops. Salva la mia parte 217 dice ragazzi, però quante cazzate. Io vi bando. Domani a pranzo venite al pesto. Well, sorry, but I don't want anything to do with. Beh, ci stanno, dai. Brrr. Branca menta. Il bicchiere scolpito nel ghiaccio, indimenticabile. Devo fare cose piano, perché se si mettiamo di fretta è la volta buona che li perdo di nuovo, eh. Guarda che coglione, eh. No, sono troppi, porca puttana. Ma away. Fatti i cazzi te. Ecco, questo volevo fa. Ma la volevo fa stilosa, invece mi sono attaccato al cazzo. Va bene uguale, eh. Che gusto però. Basta che non ci metti la panna. Ci stava tutta la battuta. Nel pesto no, ragazzi, ne metto panino ogni dove. No, davvero? L'altra sera sabato volevo mandare uno spezzone dei quattro ristoranti. Stavo a casa di mia madre, stavo a vedere una puntata che dove stavo in Edimburgo, dove c'era un ristoratore che faceva la carbonara per gli scozzesi e ci metteva la panna. E quella per gli italiani senza panna. Te volevo mandare la clip, ho detto, boh, guarda. Però come facevo a fare a clippare la televisione? Era un po' complicato. Cioè, l'ho proprio visualizzato, capito? Meno male che il ristoratore non si chiamava Salvatore, sennò ridevo fino a Natale prossimo. Ma non perché mi fa ridere il nome, perché era proprio... Ma poi che c'avete contro la panna? Niente, Salvo, ma è un ingrediente del cazzo la panna. La panna usa gli insafancazzo, dai. Diciamo che era un grande must negli anni 80 la panna, la mettevano dappertutto. Poi c'era un periodo che se la mettevi eri in criminale, no? A me in realtà su alcune cose piace, ma poche. Poca, perché poi si mangiano tutti i sapori.
tutto qua, non è niente di marchiano. Buonissima con le fragole, anche. Sono le fragole che fanno cagare ormai. Zitto, 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 hai già hanno visto, zitto. Devo andare meri via con le anime di merda, quelli yaki di merda. Tipo crudo e panna nella pizza. Tipo tortellini, sì, buono. Nel finish non lo metto. Boh, un finish non lo metto chissà dove. No, no, ma figurati. Però sembra che siamo noi che ti stiamo a dica, la metti dappertutto, se te cadi di fuori sta panna. Non è che noi se ne uscimo così. Oh, serva la panna. Che cazzo ci frega a noi dalla panna? O no? Nano mi è testimone. Ranzic pure. Le fragole sanno di pesche. Eccoli qua. Very, very bene. Very bene, very bene. Ma questi l'ammasso per cultura generale. Ah, sto cane del cazzo che prima ci ha rimesso la pelle per cane, eh. Ma perché stai facendo sta roba? Perché sono a ripiamme gli yeki, no? Sono a ripiamme gli yeki del sangue, ho fatto il giro largo, così ne incamero un altro po'. Mo vado alla lampadina, madonna mia. Vado alla lanterna e ritorno dove dobbiamo esplorare, a Cathedral World. Cathedral Luca World. Aia. Che non sapevo mi vedere un per cazzo questo, guarda, eh. Nel culo. No, si è svegliato pure il cugino. No, ha rotto il cazzo, eh. Dai, vieni. Porca mignotta. Guardate, eh. Mo' da finire in bocca a Ruggero, guarda, eh. Oh, mannaggia! Ma basta, arretra, basta. Perché non mi fottono? Che non lo sapevo io. Da mo'. Vabbè, morì, nasco sul ponte direttamente, dai. Ma l'ho presa alla leggera. Tomb Raider ha un nuovo sito, la nuova Lara Croft è stata svelata da Crystal Dynamics. Ah, beh, se fanno come il terzo, per me vanno pure chiude. Peccato perché i primi due erano sbriciolati. Invece di vero, ogni tanto. Quelli sono giochi che ogni tanto mi piace di fa. Così. Ah, già ci sto sul ponte, è una bomba. Se fanno una bella. Ma sai come sarà? Vuoi che ti scrivo la trama del prossimo Tomb Raider? Lara incontra una civiltà nascosta da millenni per trovare il tesoro. Contro la società segreta de, che ne so, Atreida. Ecco fatto Tomb Raider 4. Dai, ti offro un piatto di tortellini con la panna se non è così. Invece se vincete te faccio la matriciata. Guarda te se mi danno ammazzare, eh. Mo' per fare l'eroe, eh. Vieni qua, stronzo. Io con gli animali comunque c'ho sempre un grave problema nei giochi The From. Sono le cose che mi massacrano di più. Animale, vieni qua. Guarda, ma... mi ha preso col mattone teleferico. Ma ti rendi conto? Una pezzo di stronzo. Mamma mia. Questo mondo ha fatto un mer fenomeno, no? Mo' che ci stanno gli aghi in ballo di far fenomeno. Bravo, dammi i fiori di sangue. Un po' di positività fai. No, ma sì, ma per carità. Mo sto pure a scherzare io, no? Il terzo però è stato brutto forte. È uguale alla trama del secondo, che era leggermente uguale a quella del primo. Nel primo ci stanno gli Yamatai. Nel secondo ci stanno i cosi là.
E nel terzo, come si chiamano? Non mi ricordo perché. Gli Aztechi, una specie di Incas. Gli Imps sui cugini dell'Incas, però non lavorano tanto, stanno tutti in pensione. Vieni, mi interessi solo che ce l'hai tu, Yaki. La dopo operazione. Max clicca. Che clicco? Aspetta. No, non lo posso fare perché sta. C'è sta il remote control della PlayStation, sennò si vede tutto lo schermo che c'ho sotto. Metti caso che scappano fuori bocce o così. Il rischio c'è. Non, per me non è un problema, per Twitch a quanto pare. Un po' di figa qua. Questo è il remote control, capito? Come si chiama? No, remote play, come si chiama? Remote play. Rieccoli questi, guarda, che ne perdo io, Aspetta, fatemi concentrare, se no mi gira il cazzo se perdo sti aghi. Apparentemente mi ho sprecato un'ora. Mannaggia la puttana, oh, un ponte largo e lungo. Oh. Sto a combattere dentro i ritagli de mattonella. Ma come sono così goffo? Se gioco con la paura. Davvero? Intanto tu te ne vaffanculo. Tu e quell'altro testa di cazzo di Timmy, Tommy e Jimmy, vieni qua. Vieni. Date un po' a fanculo. Mamma mia, che goduria, oh. Allunga st'arma. Lo so, che disse Jessica. L'allungo quando serve. Ok, andiamo a livellare, così andiamo a esplorare la Cathedral World. Tanto 7000 anime. Io sto cosa del cancello con 10000 anime non me la ricordo, se poi si guadagna. Giuro, c'ho proprio un attimo de... Poi vedo se c'è stata la lanterna, compro pure la lanterna. Welcome home, good hunter. What is it you desire? Questo volto non mi è nuovo. Very well. Però devi prima giocare. Let the echoes. Ma perché vuoi una zanzara in stanza? Ma come una zanzara in stanza? Let me stand close. Tanto chiacchieri, mamma mia, trita a mercazzo, su. Potremmo fare un paio di livelli, penso. Tiriamo su pure un po' di vita. Minari di. Ciao. Dimmi che c'è sta la lampadina, dai. Eccola, questa qua. Chiave del cancello, piazza rotonda della grande cattedrale. 10000. Non c'è sta la lampadina. Eccola qua. Massa 2000, oh. Le fate care le lampadine, oh. Mi serve però, mi serve. Il lampadace mi serve. A posto. Non fa un cazzo di luce, però. Ok, ora la mettiamo qua subito. Se la ritrovo in questo comodissimo menu. È bello, ma è abbastanza scomodo il menu. Voilà. Arrivo. Vai. Devo fare il bendaggio all'occhio. Ah, non l'avevo letto la parte sopra. Pensa se devi fare un bending all'occhio. Razzicca che sono, lo sai, vuol dire. Alla vecchia, donna della vecchia. Fe. Dove cazzo vado, donna della vecchia? Dalla vecchia ci posso andare tramite. Ok, ci posso andare tramite il. Scusate, Però la vecchia va salvata. Perché è un personaggio divertentissimo. Cioè, roba che gli infilerei veramente la lama nel sottocoda. Però. Grande ponte di Arnhem Centrale. Qua. Questa cosa era romper cazzo. Quindi, che fa tu caricamenti. Con i caricamenti di prima, poi era proprio un'impresa coraggiosa. Uno imparava a giocare per non morire, capito? Perché se no doveva caricare.
di qua. Madonna, questo, a me solo l'abbigliamento del cacciatore mi fa proprio morire. Meraviglioso, meraviglioso. Proprio è gotico all'ennesima potenza il gioco. Proprio uno stile gotico alla Mario Bava, alla Hammer Movies. Edgar Allan Poe. Oltre che al solito Lovecraft, perché non ci manca mai. Voilà. Incameriamo. Dovrebbe stare pure vicino la vecchia, se non ricordo male. Oddio, perché c'ho... sto sbagliando? Dove cazzo è che se scende che ci stanno i cani? Sopra? Mi sa da sopra, può essere, aspetta un attimo. Oh, non mi ricordo, stasera c'ho proprio i buchi di memoria. L'altra sera andavo come un diretto, porco cane. Ecco, di qua. Di qua, di qua. Meno male, mi sono ricordato. Uno per porta, su. Guarda quanto telefono, sti maledetti, oh. Porco cane. Scusa, però d'altronde. Ma poi se non li rompi, magari qualcuno esce, se non tutti, quindi tanto vale giustiziarli subito. Perché sennò già io ci soffro, no? Averceli pure tra capo e collo. Ah, qua c'è, non risponde più qua. Ah, pensate. Parlo della cappella di Oedon. Dopo sì, per sì, signore. Vabbè, oh, te incazzata, Lady Marian. Se uno aspetta la può mandare pure alla clinica, ma non è il momento ancora, no? Io questa non ce la voglio mandare. Mi sa che alla clinica non ci manda nessuno, manco sto giro. Vedo se riusciamo poi a fare il finale, quello mega galattico, con i tre cordoni umbilicali. Qui l'ho finito pure così, è bello, platinato. Lo dico sempre, ma non per vanagloria, solo per ricordarcelo. Finale meraviglioso, tra l'altro uno dei boss più duri. Anche se secondo me la cosa più difficile da ammazzare in Bloodborne sono gli squaloni giganti degli Old Hunters. Quelli sono una cosa proprio... C'hanno un tracking esagerato, sono giganteschi, non piano danno, è una roba... Per me sono quelli che sono gli esseri più difficili da ammazzare, per me. Poi non posso parlare per tutti. Ma andiamo subito alla cattedrale, c'è sta, dovrebbe stare la vecchia già. Mi è piaciuto il DLC, e per me è il miglior DLC di From. The Old Hunters è il miglior DLC che c'è sta. Cioè, proprio a mani basse, proprio. Perché è bello, è pieno di contenuti pure proprio a livello dei giocosi, dei gameplay. C'è sta l'arco, c'è sta la rotella per tagliare la pizza, la chiamavano, no? C'è l'arma mia preferita, che è la Raguglio. Oltre ai boss, alla storia che ti completa tutto, è una roba meravigliosa. Eccola! Ammazza la vecchia! Scusa, non ce l'ho il cannocchiale ancora. Manco quello c'ho. Ma ve lo vedete da vicino, sto mostro. Guarda, la zia May anni 70. Così era zia May, mica era Marisa Tomei. Quelli sono micidiali. Sì, sono tremendi, sono tremendi. Ma sono proprio tremendi in generale, secondo me. No, perché carità. Sì, solo questa non c'ha Erode. Tainted blood.
Conosco i tuoi trucchi. Tra l'altro sta cappella è veramente, cioè, proprio il massimo della speranza. Entri qua dentro dovresti sparare prima che de fuori, eh. Non so se si nota. Altro che senso di colpa cattolico qua. Nena, buonasera. Ieri sono sparita di botto, sorry. No, ma figurate, ci mancherebbe altro. Ieri poi è arrivato un pezzo da cinebrivido, eh. Era un po' fiacco ieri, però. Ma non ti preoccupare, ma che mi devi dire queste cose, ma ci mancherebbe altro. Come stai? Guarda, va. Che poi sembra un po' che sono ammassate perché qualcuno l'ha spostata, perché c'è stato proprio un florileggio di queste statue, cioè non sono normali, no? Tutte ammassate così, fermo restando che è un incubo, eccetera, eccetera. Quindi per quello è pure grottesca la scena, però... Ecco l'arcancello, io qua se non trovo 10.000 dollari non posso avanzare, quindi ci devo mettere a farmare questi 10.000 dollari qua. Guarda chi c'è! Questi quanto mi hanno fatto morire. Un po' frastornato, ma nel complesso tutto ok. Ok, a posto. Ce può sta. Frastornato era il frate quello che capiva mai in cazzo. Mamma mia. Queste battute... Questo è proprio da cucciolone, oh. Oggi è San Valentino. Chi se ne frega. San Valentino è proprio una festa che c'è, veramente non c'ha senso. È quasi meglio il compleanno mio che San Valentino, ti ho detto tutto, che non mi frega un cazzo del compleanno. Eccola la nostra cara Evelyn. Che bellezza. Una bellezza age, ma pur sempre una bellezza. Quello è frainteso. Quello no, frainteso è quello che non viene mai capito, frainteso. Domani è la mia festa, festa del singolo, sì, non avere rotture di cazzi a fianco. Ah, io salvo, ho provato diverse volte la versione doppia, non è che... Io non mi ci trovo granché a fare quella roba lì, devo dire la verità. Domani festeggio 6 anni di fidanzamento. Non te li faccio prima gli auguri, allora, te li faccio domani. O dopodomani. Se sei d'accordo. Vedo che sei d'accordo. Loro sono veramente stronzi per fargli il Perry. Soprattutto uno degli sei imparati a memoria. Io no, una bella ragazza basta che sia normale e che non scassi le parole se mi va bene. Tu stai cercando una figura mitologica, salva. Scudo di legno. Qua... Qua ci attaccamo al trampe. Però c'è stava la parte, se non sbaglio, aspetta, c'è stava un modo per esplorare. Un danno mi deve arricchire un... Sì, ma c'è il maschere da... Io scherzo pure. Dovresti trovare un mio clone. È pieno, il mondo è pieno di brava gente, brave donne, brave ragazze. Ma brave non vuol dire brave che non... nel senso cattolico, brave che sono... brave persone in generale. Che ci si può sta. Hai detto due cose inversamente proporzionali, esatto. Poi dipende, cioè stai... chi è più portato per fare determinate cose, chi meno. L'importante è se disse bene. Se lo fai per forza, già è sintomo che c'è qualcosa che non va. Ma questa è proprio roba super banale. Oh, finalmente! Non mi credevo che lo trovo così. Oddio, mi ero scordata sta cosa. Qui c'è stata una cosa e tu all'inizio non capisci, poi dopo capisci che cazzo è. Questa luce qui, questa roba qui, dopo lo capisci che cos'è. Ma non lo sai? Ci vuole un po' di intuizione in più per vederla quella roba lì. Sì, no, dopo ci andiamo, casomai ci andiamo più avanti. No, ma io mi volevo solo mettere il cilindro. Il cylinder. Che è una cosa che mi piace tantissimo. Te, guarda che classe. No, scusa se è poco, eh. Sembra che venisse a Scrooge con la fregna. Pure l'abito è bello questo qua da cacciatore, guarda che roba. È bellissima lei. Veramente bello, così sembra
Vediamo un po', i guanti da cacciatore sono uguali. E pure i pantaloni. Il cilindro sicuro me lo metto, però per il momento teniamo il vestito di pelle che è un po' più ganzo. Ganzo e roso. Ma io non ho PS, che peccato, mannaggia. Questo ne vale la pena, solo per questo ne vale la pena. Fatta la fame regalo per 6 anni di fidanzamento, no? E dai, che c'ho anche una carriera come streamer. Fammi la PlayStation, dai. Pessima imitazione, per carità, mi scuso. Era per fare un po' di colore. Eccoli, fide una mignotta. Come regalo ci andiamo ad abbuffare di ostriche, madonna. Auguri. Ehi tu, me la dai un'accettata? Ma scherzavo? Me la di? Porca mignotta. Devo ripiar tempo. Con questi devo ripiar tempo. Andrò a piede misure della bara. Ho spento la lampadina intanto. Per la paura. Guarda che fiata una mignotta. Un attimo, mi recupero. Sta meccanica del The Ring ci hanno magnato tantissimo col critico. È bella però, interessante. Non lo dico come criticando. Non sono il tuo po'. Ah, io l'ho provata all'irlandese con la Guinness su. A me mi piace. Ma che schifo il pesce. Vabbè, prendere una console per un gioco solo mi pare una cavolata. Certo. Ma la PlayStation non c'ha un gioco solo. Di quello proprio non te puoi lamentare. Del parco giochi. Pure solo esclusive. Te spari. Già se te spari Bloodborne, God of War, i due The Last of Us. Finito. No, c'è stato qualcos'altro che ora non mi viene in mente. Bloodborne, già l'ho detto. No, già solo quelli, già solo quei 4-5. Death Stranding mo lo trovi pure su PC, però diciamo che quei titoli iniziali già. Uncharted, ci dico Uncharted, per brodo. Uncharted, cioè, sono meglio i dating sim da Uncharted, almeno giochi. Uncharted che fa arrabbiata. Premo in su, me coglioni. Che gioco. Che cazzo. Ah no, qua si chiude il cancello. Devo andare prima a esplorare prima di chiudere il cancello. Vabbè, perché? Dov'è il gameplay di Uncharted? Dov'è? Non è quello. I puzzle sono piuttosto sempliciotti, soprattutto nel 3, nel 4. Ma il 4 ancora. Però sono molto semplici, no? Spot. Madonna, Ranzi, che ti stanno a massacrare Spot. Non eri più abituato. No, come no? Se spara malissimo Uncharted, a differenza di Tomb Raider, che c'ha lo stesso gameplay sciapo, però almeno ci stanno le puppe di Lara. Guarda, se mi sono ritirato per la paura, invece l'avevo preso. Vieni qua un po'. Ho detto no! Va bene. Per me sì, però va bene. Per carità. Io non ho mai capito il senso di. Ma guarda che vale pure per Assassin's Creed. Cioè, l'arrampicata quella che dove tu non arrampichi. Che gioco è? Che stai a fare? Capito? Poi per carità. Oggi ho giocato a Tomb Raider, ma mi sono messo sotto il piumone a farvi passare la febbre. Ma allora c'è la febbre. 2 minuti a botta. C'ho più pubblicità io che Mediaset. Stanchezza e nervoso. Mannaggia. Oh, andiamo questa cagiara. Oh. E i big money, sì. A loro gli danno i milioni, a noi ci danno 4 sordi. Quante volte mi ci sono interrogato qua, ma perché chissà se posso scendere, se posso saltare, se posso. Ci ho provato pure a saltare. Oh, mamma mia, quanto è bella col cilindro, è tutta un'altra cosa. Cylinder, mi sa che io ho sbagliato, però le ho sbagliato il completo, le ho rimesso quello. Ecco, questo. Questo è un po' più. Va nel singhiano.
Deve spartire col suo. Magari, Salva, se ci avessi i soldi, t'assumerei proprio. Faremmo lo streamer con i soldi, che gli frega un cazzo dei fai ride, che non è attaccato ai soldi. Il massimo sarebbe, per me sarebbe il massimo. Eccolo il monocolo, e vai. Chiedi e ti sarà dato, cazzo. Non mi ricordavo stesse qua giù. Eccolo qua. Zoop. Ma sai, questo non è zoomabile, però, se non mi ricordo male. Perché se io premo in su... Ecco. Se premi giù, cambia oggetto. Non è zoomabile, vabbè. Prendaci... Eccola, sì. Ciao. Ecco, a lei un centesimo luccica. Sì, sì, è roba dei centesimi. Pubblicità. Diciamo che Twitch è come YouTube. La pubblicità è una rottura di cazzo per chi guarda. Perché mo pure YouTube, mamma mia, esagerano proprio. Io non mi vergogno a dire che supporto solo i canali, alcuni canali. Su certi c'ho l'ad block. Ma frega un cazzo. No, vieni qua tu. Quella è una trappola, perché tu ti fai infinocchiata questo, no? Che pia quello con le cose là, quelle... Ci tornerò da solo a pialla quella, va. Tu dei frammenti di sangue quella, non è che te la... È come le lucertoline. Vieni, vieni. Mannaggia, oh, guarda, questi grossi ne riesco a perriare. Perry Mason, vieni qua. Ah, questo c'ha la gamba ferita, che spettacolo. Se la continua a picchiare un po' casca. Vedi? E mori, guarda, non mi ha fatto il critico. Come ha detto Nena, sua Brave per YouTube. Cioè? Usa Brave. Ah, che cos'è? Io ho la block, ma con Twitch a volte funziona, a volte no. Con Twitch a me non funziona mai. Fate due conti. Con Twitch è perché non è... l'hanno integrato in modo che sia parte dello streaming lo spot. Non è una cosa che si sovrappone. Non lo so come cazzo è, ma io l'ho spiegata pure male, sicuramente. Browser. Ah, no, no, browser, capirai. Pure Tor, come si chiama? Quello però serve per altri scopi, Tor. Tor browser. Guarda che posto qua che c'è sta. Veramente qua siamo nelle viscere degli Arnhem. Gemma del sangue, ecco. Questa porta? Io non mi ricordo come si apre, però mi ricordo che invece sono massacrato. Guarda che bellezza che mi ho fatto. Torre serve per altro, ossia soltare Hitman. No. Ma che cazzo di... A me mi serve per fa... Fa tipo VPN, diciamo, no? Però in maniera molto più blanda. Quindi alcuni siti che richiedono un countdown, con quello magari riesci in... Però a volte c'è sta una coda talmente lunga che è inefficace pure quello. Quello che dicevi tu, De Nena, non l'ho mai sentito. Ma guarda, Max, che quella porta... Non si apre mica, no, non lo so, però ti dice non si apre. Tu stai là, capito, a pensare, ma perché non si apre? Io qua mi sono interrogato su ogni angolo degli Arnhem, Salva, ogni angolo mi sono girato. Ho riportato le mattonelle io a sto gioco, eh. Veramente, veramente ho riportato le mattonelle. Tipo st'angolo qua è enorme, no, sta parte qua è enorme. Alla fine ci ricavi poco, no? Eppure, meraviglioso. Se non erano una parte e poi l'hanno tagliato. Può darsi, sì, sicuramente sì. Qua l'aiuto perché così non arriva il nostro gigantone a rompere i coglioni dopo. E proseguiamo. Tanto se non trovo il grano non si passa qua. No pasaran. Ma che cazzo stai a fare? Ah, sta a fare il gesto. Mi mancano altri 5.000 chi del sangue, o mortacci vostri, o 10.000, o...
Vabbè, passiamo della... De sotto pure potrei andare, ma de sotto ci stanno dei pezzi di merda che non lo so se è ora di affrontarli. Vedo un po'. No, no, quasi, quasi. Quando si deve fare l'occhi, porco cane. Stai giù. È bello il campanello, sempre dritto, inamidato, capito? Dai roba. Più dritto te. La ceppa. Ci stanno i termini di paragone, usiamoli, no? Ah, che bella sta parte, madonna, che bella, madonna. Quanto è baviano sto pezzo, gli orrori del castello di Norimberga. Operazione paura. La pistola l'ho usata poco e niente, scarso come sono. Ah, sì? Io no, io mi ci sono abituato subito. Perché ero abituato già a fare il parry con lo scudo, quindi ho solo cambiato mezzo e tempistiche. In realtà sono diventato più bravo a questo che col parry, perché questo... Mi si confà come modo di giocarmi Bloodborne, cioè schivata soprattutto più che tankaggio, capito? Quindi mi ci sono trovato subito bene. Away, away! Appoggiato il mento sopra il braccio, fantastico. La ruciata di sangue freddo, Molotov. Io queste cose ogni tanto le faccio, non mi odiate, ogni tanto io devo guardare la faccia del personaggio. Mo che c'ho il cilindro, ma sto gode, capito? Perché mi chiamate bestie a me, che voi siete più bestie delle bestie? Maledetti. Cioè, guarda questo, sembra Lonceni Junior. L'uomo lupo. L'uomo lupo supplisce ancora. A far supplente. Oh, madonna, quante volte sono morto qua? Qua ci si muore dalle 80 alle 97 volte le prime volte. Porca miseria. Entro un attimo nella cappella, vediamo che ci sta. Dimmi te che non ci sta il sequel, follia. Guarda, io sul sequel ci posso stare che non ci sta. È talmente compiuto come gioco questo che se non ci fosse un sequel non mi dispiacerebbe. Mi dispiace più il fatto che non ci sia un porting come si deve per le nuove generazioni. Basta, il resto me ne può fregare di meno. Alla fine è talmente bello. Sì, 3 Dark Souls, no 4. 3. Il quarto Elden Ring non fa parte della saga dei Souls. Che se ne dica? No, non sono 4, salva. Demon's Souls non è Dark però. È Demon's, è un'altra cosa. A livello de mondo dico, però c'era, si chiama sempre Souls ma non è Dark Souls, capito? Elden cringe. Fa un lavoro e poi minge. Aspetta che bevo. Sto di un sacco di fregnacce stasera. Elden Ring è un capolavoro che pieno di difetti come tutte le grandi opere o i grandi film. Non esiste la perfezione. Esiste ma non dico che dove e quando. Forse nonna mi ha parlato di cose fra... Che poi manco quella è perfezione, per carità. Vole. Come tutti i Souls, certo, esatto. Secondo me era meglio lineare. Cioè? Che... Ah, non open world, ma è quello l'esperimento interessante in realtà, no? Il fatto che si applichi una formula così peculiare ad un open world. Secondo me ci si adatta pure. Qual è il problema? Che hai esagerato come al solito. Hai fatto 700 catacombe, 700 miniere. Capito? Ma no, ma che malissimo, sa. Guarda, non te può non piacere, ma non puoi dire che è uscito malissimo, dai. Veramente non stai né in cielo né in terra che dici che è uscito malissimo. Qua c'è stato amico nostro. Questo dove è stato sul cazzo? L'ho detto ironicamente, l'amico nostro. Che bello, poi guarda. Beast hunter, aren't you? I knew it. That's precisely how I started out. Ah no, non mi stavo sul cazzo, sto sbagliando con quello di Alfred, sto sbagliando con altro. Alfred, protege of Master Ligarius, hunter of vile bloods. So, what say you? Our prey might differ, but we are hunters, the both of us. Why not cooperate and discuss the things we've learned? Perché no? Oh.
Very good indeed. Take this to celebrate our acquaintance. Grazie. Ma sbatto. Beast hunting is a sacred practice. May the good blood guide your way. Te potresti pure girare volendo, eh. Stavamo a parlare, ma che maleducazione. There must be oodles for us to share. Go on. Just tell me what piques your interest. La chiesa della cura. As you know, the healing church is the fountainhead of blood healing. Lui sembra cosa, sembra Manzoni. I'm a hunter, quite unfamiliar with the ins and outs of the institution, but I have heard that the holy medium of blood healing is venerated in the main cathedral, and that counselors of the old church reside in the high stratum of the cathedral ward. If you seek blood healing, and the church is willing, you should pay them a visit. Cazzotto in destra, dormo, eh. Piano devi fare. Earth is an old place of learning, and the tomb of the gods, carved out below Yharnam, should be familiar to every hunter. Well, once a group of young Bergenworth scholars discovered a holy medium deep within the tomb. This led to the founding of the Healing Church and the establishment of blood healing. In this sense, everything sacred in Yharnam can be traced back to Bergenworth. But today, the college lies deep within a tangled wood, abandoned and decrepit. And furthermore, the Healing Church has declared Bergenworth forbidden ground. It's unclear how many of its scholars remain alive. But only they know the password that allows passage through the gate. I bid you farewell. It has been a pleasure. May the good blood guide your way. Chissà che cazzo sta a fare questo qua. Se è stato lui che fa sta roba, no? Presumo di sì. Filemone, abbiamo incontrato già diversi dei personaggi particolari, eh. Questo è, sembra quello più normale, sembra. Ma in realtà manco noi siamo troppo normali poi, in effetti, no? Ecco qua, questo devo fare. Tac. Meraviglia. Non c'era pure un modo per calcia la scala, no? No, devo solo scendere. Sì, sto pezzo è bellissimo. Meraviglioso. Non ho fatto il pezzo quello dove sono morto 80, dicevo che sono morto 80 volte, però. Lo torno a rifare, aspetta. Oh sì, no, l'ho fatto. Ah, mi sono sbagliato che sta più giù quello che dico io. Quello che dico io sta più giù. No, non sta qua, non sta qua, qua è solo questo, eh. Quello che dico io è un altro pezzo, ci stanno due o tre pistoleri sopra appollaiati. No, sto riandando a lui. Pure quello è... Questo è più semplice, mi sono sbagliato. So di stasera c'ho delle falle divertenti. Meglio delle falle che troppi falli. Guarda che roba. Che meraviglia. Gemma del sangue della tempra 2. La seconda questa che troviamo così. Se non sbaglio quello si può fare solo all'officina del... al sogno del cacciatore. Vieni, vieni. Aia, ci è venuto. Spero che si veda bene, perché l'altra volta era un po' scuro. Pure mo' è abbastanza scuro, eh. Lo dovrei ritoccare un pochetto. Non capisco perché si muove sempre il filtro. Ma no, della mia camma. Testa di cazzo. Del remote play. Un po' di più. Troppo no, però. Una cosa giusta, una cosa giusta.
Così è troppo però, porca mignotta. No, sta bene? Vabbè, penso di sì, se no no. Non ho memoria di questo posto. Cioè, ce l'ho, ma... molto blanda, devo dire. Blandamente. Ma la lampadina ce l'ho accesa col cazzo, non c'è neanche cazzo. Fa sta bella luce calda. Madonna, ma qua è troppo presto per venire qua. Qua mo ci sfondano proprio, ci rompono il culo. In realtà ci potrei... che poi non puoi neanche riposare qua le cose, no? È fantastico. Non si riposa. Marlon Brando. Marlon Brando è uno dei 5-6 attori migliori al mondo da sempre, Marlon Brando. Questa città è abbandonata da tempo. Questi sono dei cacciatori fino alla mignotta. A parte che qua la potremmo... Old Yharnam è meravigliosa, madonna. Porca miseria che roba, raga. Con il padlino. Perché è blando, no? Ah, ma non brando per i film quelli anni 50, a fronte del porto, il selvaggio. Tanta roba. Marlon Brando è riuscito a fare pure, faceva pure il padre di Superman, nel Superman di Richard Donner. Tanto per dire, no? No, stronzone! Questo è... l'agguato che ti fa sto maledetto, capito? Guarda, io non posso... ci posso tornare indietro? No. C'è sta una scaletta, ma dopo, mi pare. Vabbè. Siamo costretti ad andare avanti. Più avanti c'è posto. O Pepsi, a seconda. Che schifo la Pepsi. Parentesi. A parte che mo... perdonate, non c'entra un cazzo con Bloodborne in generale, con Marlon Brando, ma... pure Coca-Cola fa abbastanza cagare a me. Non c'è sta più quel bel sapore chimico da una volta, mo. Non lo so perché, ma non... Madonna, questi pure quanto sono bastardi, po. Quanto erano bastardi. Erano perché ormai... guarda, guarda che... figlia della mignotta. Vieni, vieni. Vedo ricordare che attacchi fanno prima. Magari, prima di fare lo spavardo. Ah, fa solo la manata. Ah, ma stavamo messi bene, pensavo peggio, pensavo peggio. C'è più agli... no, quella non c'è più, mancano i biscotti de varie case. Sono tutti de cartone ormai. Torcia del cacciatore. Liscio. Guarda loro che c'hanno la follia pronta. Oh, ma che cazzo, ma non... allora, qua ci serve... ah, ce l'ho già! Ma questi... è una mano santa, la torcia. Quanto... cioè, ogni angolo veramente qua io ho esplorato, ma perché? Perché ogni angolo sembra che ne nasconda altre cose. Strade che tu non hai mai battuto, quando invece bene o male l'hai... quando l'hai fatto tutto lo sai, però... sembra sempre che ti manca qualcosa. E quello io lo dico sempre, per me è l'elemento che contraddistingue i giochi belli dai giochi medi, da quelli scarsi. Quando tu ci ritorni e c'è sempre la sensazione che qualcosa di nuovo ti aspetta dietro l'angolo, pure se magari non è così. Quello è il bello, no? Per me poi, questi cazzi, per carità, io parlo per... non lo vorrei manco specificare, perché io parlo sempre solo per me, non è che parlo per Salva, mo dico. Salva ha detto che è mica solo Colin Powell, che parlo per Bush. Io pure le base le bibite non le bevo. Io ogni tanto, più che altro ogni tanto pure qualche Monster Energy mi sparo. Però diciamo che ne so, aranciata chi cazzo sa beve. Ogni tanto qualche chinotto neri. Stasera sto a fare pubblicità alla grande, vedi, così si fanno i soldi, Salva. Fai finta che non sei sponsorizzato e poi butti i marchi a tutto andare, non è vero. Butti i marchi a tutto andare. La cedrata da soli. È bello rigiocarle, sì.
Io acqua o birra? Io so, non so quanti anni so che non bevo la birra. Ma non perché sono puritano, eh. Perché non me ne frega un cazzo di bere la birra. Non c'ho voglia. In verità ogni tanto mi hanno toccato a bere fin da piccolo roba cassata. Infatti mi compagnano di freezer invece è un figo incredibile. Ah, non bere roba cassata. Infatti non capivo. Beh sì, perché hai saputo che con la Coca-Cola diventi come coso, no? Diventi brutto come Lamberto Dini se bevi Coca-Cola. Che cazzo di... Ah, eccolo qua il pezzo che dicevo io prima, vedi? Mi dovrò decidere a passare quel ponte di pietra, mo allora. Solo che mo devo rifare tutto il giro perché per piasto troppa di merda. Vabbè, vabbè, dai. Anche perché qua basta, sì, per forza. Il cancello è chiuso, questa è la shortcut che si apre dopo. Mi aspetto il bonifico in settimana, sì, aspetta, eh. Mi raccomando. Mettete proprio di punta, più che altro si danno. Cioè... Con la roba cassata ci sta. Fantastico. Granzi, che questo devi. Te devi fare il Pippo Caruso da solo quando fai queste battute. Eh? Non è che te lo devo di noi, questo è proprio Pippo Carusabile. Tatattish. Esatto. Grazie. Eccolo. Vabbè, passiamo al ponte del baracca dove c'è Mimì. Il celebre Mimì. Oh, mi ero scordato che lui te minaccia. Come te lo dice Serafico lui, no? Non dire cazzate. Intanto 8 di intuizione, piano piano, stiamo sempre a capire più. Ma no, già sono 10:40. Parla la voce del video. Quello lo sai, è la voce dell'intro del video. De... No, il video della canzone, perché sta pure sul disco. Quello è il discorso di Winston Churchill dopo il bombardamento di Londra, mi pare. Quando i nazisti hanno bombardato Londra, o prima di entrare in guerra, non mi ricordo. Comunque era Winston Churchill. We will never surrender. Se di discorso così va in guerra con orecchie proprio. Salve, mi ricordavo Sciamenna. Rupert, un brindisi sia mia madre che ha trovato e ha fatto un figo come me. Con la parlata nanesca. Da brembate di sopra. Rupert Sciamenna è quello, uno dei personaggi di Maccio Capatonda, no? È il vecchio. E che poi è lo stesso attore che fa Rocchio, no? C'ha i pugni nelle mani. Bellissimo Power Slave, sì. Mai visto. Vabbè, su sketchetti, non è che sui finti trailer. Io ne ho visto qualcuno, non tutti, ma parecchi l'ho visti. Rupert Sciamenna. Herbert Ballerina, dai cazzo, non conosci Herbert Ballerina. So. Rapine a mano, mi faceva ridere. Rapine a mano, rapine a mano a mano. Il vecchio conio. Dai, ci stanno dei giochi di parole sensazionali. Sì, è roba italiana, è cosa? È Maccio Capatonda, Sarba, dai. Italiano Medio è il mio film preferito suo. Pure quello dopo. Quello con la Ferilli. Sembra sia notata. Eccolo là, guardalo un po'. Guardalo un po' il pezzo di merda. Lo vedi, eccolo là. Con la torre, sta torre meravigliosa, meravigliosa. Parco Sempione, verde, ma io volevo fare la Formula 1. Insegnerò a suonare la Formula 1. Mi è piaciuta la serie Mario. Non me la ricordo, lo sai se l'ho vista o no. Mi sono visto il film, l'ultimo non mi è piaciuto, l'avevo detto a Nano qualche mese fa. Proprio...
Non mi è apparso proprio lui. Non so perché. Boh. Cioè, ci sta qualcosa di carino, però. È un po'. Deludente sullo svolgimento di alcune cose. Pure, è pure un po' sciatto in tante. Nella messa in scena. Non è che pretendo chissà che è, però. Mi sembra proprio fatto tanto per. Oh, porca mignotta, oh. Quando fanno così e si incazzano sono tremendi, oh. Vista la nuova Ferrari? Sì, 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 l'ho vista. Ho visto pure la nuova Mercedes. La livrea della nuova Mercedes mi piace molto. Pure quella della Ferrari. La cosa, la McLaren, l'anno scorso. Mi è piaciuta quella della nuova. Come cazzo la chiamo? La nuova Toro Rosso. L'altro anno si chiamava Alfa Tauri, no? Prima Toro Rosso. Poi si chiama Visa Credit, sto cazzo, Red Bull. C'ha un nome che è lungo una quaresima. Quella è una bella livrea che ricorda proprio la Toro Rosso. E questa era una shortcut. Ora prenderemo 10.000. Io quasi quasi manderei a Brigadier World e poi qua ci torno, raga. Se no ste 10.000 me le spenno, sono sicuro. Torniamo a Cathedral World, va. Tanto qua è bello sto Bloodborne, è bello tutto. Buonasera Franklin93, benvenuto sul mio canale. Primo messaggio in chat. Ecco qua. Ho letto bene, sì, Franklin93. Benjamin Franklin. Ah, scusi per dire. Allora, se non sbaglio sta qua il sigillo della ceppa. Eccolo qua. Ah, che dolore. Queste 10.000 anime sono proprio un salasso. No, scusa, sono fatto una Michelle Pfeiffer Gothic ho fatto. Tiè, da che roba. Fatemi ricordare. No, che old yard, ma testa di cazzo. C'è proprio un testa di cazzo, mannaggia a me. C'ho una cazzo di testa, da testa di cazzo. Dormi, Siri, per carità. Beato, lo sa, ti piace? Scusa, l'ho fatto proprio male. Ho imitato il Veneto, mi è venuto malissimo. Come sempre, del resto. Che te porta da ste parti, Franklin? Bloodborne? Dimmi di sì. Pure di pure di no. Di quello che rispondi liberamente. Pardon. Sì, certo. Ah, ok. Beh, qua stai a parlare con un grande affezionato specialista, platinatore. Ho fatto 6.000 miliardi di ore. Mo' l'ho portato sul canale per la prima volta. Dopo aver fatto tutti i Dark Souls, ovviamente. I primi tre. E il The Ring pure abbiamo fatto già. Cazzo, ho intruppato per sparare. Anch'io. Eh beh, mi pare giusto. È un percorso naturale poi, no? No, apri il cancello, va. Non so se falla subito Amelia, perché io mi ricordo che Amelia altro che padre Gascogne, raga. Cioè, gli faccio proprio i bozzi. Però non so se farla subito o fa tutto quel pezzo fuori, che mi piace tantissimo, visto che sono quasi le 11. La potremmo pure fare, visto che andiamo a fare il boss stasera. Che è una bellezza, veramente. A me c'era un oggetto che se tu glielo tiri, lei non prega, non fa. Non mi ricordo che cazzo fa. Non mi ricordo manco che oggetto era, sinceramente. Mi pare una di quelle. Degli alambicchi, come li chiamo io. E andiamo? Danniamo? È arrivato il codice di Tomb Raider. Oh, meno male, salva, sono contento per te. Si torna a recensire, non lo so io. Caccia il grano. Quando qua viene rapito mi ha fatto saltare dalla. Sì, mamma mia. Quando c'è stato quello gigante. Grazie per il follow, Franklin. Grazie mille. Godi questa scenetta. Arcangelo sta da là, mi sbaglio sempre, che tartufo, porco cane.
Una tartina non identificata, un tartufo, questa non è mia, l'ho letta su un Dylan Dog delle svariati anni fa, decenni fa. Ormai gli anni sono diventati decenni per me. Cosa ci racconti di bello? Sì, mi aggrego. Mo se mi decido portiamo, riportiamo pure come... Qui c'ha appato pure un po' di metallo, eh. No, Grouch li mangiava i Ranzik, i cuccioloni. O chi gli scriveva le battute. No, che stronzo, guarda, non ne ho sbagliato uno. Una meraviglia. Però sì, era una cucciolonata di quelle senza pietà proprio. Si vede bene, no? Che è troppo chiaro, mo l'ho fatto. Mo così sembra che stava a giocare riccione, porco cane, aspetta. Anche meno, eh. O meno. Ecco. Sembra che stava a giocare veramente con... Mi sono scordato di leggerlo l'emblema. Vabbè che li stiamo a fare un po' così, gli oggetti, come sempre. Non essendo la prima run per nessuno, non me ci metto a fare l'analisi di ogni singola virgola. Guarda con questo pure quanto ci sono morto, di mortacci sua. Guarda, non si arrende poi con sto cappellone. Sono appassionato di Bloodborne e fan di giochi in generale, di Dark Souls, avventure, eccetera. Ottimo. Pure noi. Io faccio prima a dirti quelli che non mi piacciono. Dei generi. In realtà. Platform. E i puzzle game troppo... cervellotici, dopo un po' per un per cazzo. Do un po' subito. Qua c'è stata tutta la parte sotto che è molto bella pure qua, madonna. Te dà l'idea, Yharnam, che sia proprio una città, a parte l'incubo eccetera, per come è grottesca, no? È talmente gotica da essere grottesca, è troppo gotica, capito? È una scala con 12 statue e così, ma manca Praga sotto acido, no? Però c'è sempre la sensazione che ci sia qualcosa che funziona come città. Ah, beh no, FIFA, chi cazzo mi fa schifo FIFA? Io mi fanno schifo i battle royale, i platform, gli sportivi che non siano motorsport. Però magari c'è qualche eccezione, che ne so. Ora non mi viene manco una, però. E i platform, già l'ho detto. Bussa. Oh my, what a queer scent. But I'll take it over the stench of blood and beasts any day. E certo, noi profumavamo di donna, che vuoi? What is it then? O de toilette, acqua di cesso. Questa è una meretrice. Queste sono le parti, capito, basse degli hard, ma il quartiere a luci rosse, no rosse. Ma dai. Ah, già me l'ha detto un boss. Quanti viaggi a vuoto per sentire che dicevano questi. You what? What, you think I'm a beast? Well, maybe I think you're a beast. And step away from my castle. È forte che uno parla con l'inglese con l'accento cockney e un'altra con l'inglese super perfetto, no? Ah, enough of you. What, you think this is funny? Well, I certainly don't, so be gone with you. I'll have nothing to do with your beast dance. Oh, enough with you already. Il bello è che lei insiste, no? Fino a che lui non... Classico. Mi sa che era qua il pezzo che dicevo prima, dove sono morto tantissime volte perché alla fine c'è stato un agguato proprio da super merde. Vieni, vieni. Oh, guarda, stasera non secco più un berry, sono arrivato proprio alla brutta stasera. Sono le 11, mi sa che Amelia la fa la prossima volta, poi esploro qua sotto e poi... Mi vuoi in branda? Vengi, vengi.
Orca mignotta, che pettinata che ho preso. Pettinata per l'arnese che sta usando lui, chiaramente. Melody. I proiettili d'argento poi ce li dà fra cazzo là, no? No, ho sbagliato. Questa è colpa di Steel Rising, perché a Steel Rising se prende la roba col triangolo. Ho detto pure l'altra volta. Quindi c'ho tutto invertito mo in realtà. Dica? Tributaria. Maledetto. Meno male che mi metto sempre così, guarda, questa è una vecchia abitudine che c'ho. Questa è già cominciata a sbarbolare brutto. È una di quelle che sembra proprio già arrivata alla frutta. Occupa 3,96 la trilogia. Ah, vedi. Porco cane. No, ma lo faccio sempre a mettere le spalle così, perché mi ci hanno ammazzato troppe volte. Perché sono simpatici i Souls, no? Tu parli, non è che si fermano, o comunque ti danno tregua. Pure nel DLC di Dark Souls 3, l'altra volta mi hanno massacrato. FIFA non esiste manco più, ma si chiama FC qualcosa. FC sti cazzi si chiama. Praise you. Praise the old damn church. And then the best luck cazzi. Best luck of all. Quelli da sta parte parlano cockney, quelli da là parlano normale. Bellissimo. Praise you. Beh, questo è già finito di cazzate. Eccola, questo è il pezzo che dicevo io, guarda, ci stanno tutti questi qua sopra. Oh, nonostante lo sapessi, ma ha preso lo stesso. Non lo sapessi, ma lo so proprio, eh. Ah, oddio, come mi sono ricordato. Mi sono ricordato un nemico di quelli, proprio uno di quelli che... Il più odioso, eccolo là, uno dei più odiosi che ci stanno, mamma mia, quanto mi sta sul cazzo quello lì, questo qua. È una cosa incredibile. Che poi non mi ricordo su chi è l'intuizione, se non mi ricordo male, no? Sto bastardo. E no? Ah, potrei tirare fuori. Sì, esatto. Però un maledetto. Guarda, non è morto questa. Nessuno dei due. Ok. Che c'è di buono per me? Ok. Bello è che tu in teoria Bloodborne puoi esplorare all'infinito rispetto ai Souls, perché Elden Ring è diverso, perché ti ricarica l'ampolla di alcuni nemici, da un po' te la ricaricano. Ma qua finché tu c'hai fiale di sangue e proiettili, poi andare proprio all'infinito. Poi certo c'è la caghetta sugli echi di sangue, ma che mondo sarebbe senza caghetta. Comunque ditemi quello che volete, ma il migliore rimane Bloodborne, non c'è proprio storia. Beh, il mio è il primo che Souls like che mi sono sfonnato, io lo dico sempre. È quello che mi ha dato l'impulso poi a riprendere in mano il primo Dark Souls, a rifare tutta la saga, è diventato proprio un malato di sta roba. Quindi c'ho un effetto particolare. Un guardiano di Birkenwert sorveglia il cancello con una parola chiave, il sacro adagio della cattedrale. Questo è quello che sta sotto, che tu gli devi dire. Ah, non ci sono andato nemmeno io, che cretino, dove sta il cancello? Ah no, ci sono andato, sì. Ho confuso un'altra parte. Vabbè, a posto così. Quasi scende. Oh madonna. Guarda dove cazzo sono andato a finire. Che tu quando lo sai non lo vedi, no? Da sotto non lo vedi quel drop lì, non vedi manco tutta sta strada. Per quello ti dico che c'è sempre un angolo che ti nasconde qualcosa. È il fiore all'occhiello, sì, assolutamente, concordo. Forse non è che questo è il primo Souls, il disco 2 settimane prima, o il gioco in cui ogni volta si moriva c'è... Madonna mia, qua scritta Bloodborne. Oh, sti cani della minchia.
I minchiani. Sulla vecchia PS, sulla vecchia PS4 ci metteva veramente i secoli dei secoli a carica. Mai quanto The Witcher 3. The Witcher 3 è una roba da morire. Io l'ho finita a marcia della morte, lo so io. Qua ho passato. Aspettavo i cazzo dei caricamenti. Un po' migliorò dopo, ma molto dopo. Questo sì, questo ormai, vabbè, mo lascia perdere il fatto che mo sta gira su una PS5, no? Però pure già su, dopo la terza quarta patch un po' migliorò. Voilà. Guarda quante cazzo di strade che ci stanno. E dell'là mi chiamo finito là sotto, Non ci sono andato più da star succhiani, ma mo ci andavo la prossima volta, però perché sto accusando il colpo. Attacca dal cazzo pure tu. Qua chi si evocava? Henriette. No, non la evochiamo adesso. Quella è la cosa che hanno aggiunto dopo, poi. E qua si va verso Amelia. Ma non ci andiamo, vado verso giù. Questa è la shortcut panna sotto. Torna sotto dove siamo partiti. Eccoci qua. Voilà. Che meraviglia. Non mi stupirò mai di che meraviglia. Sembra un deficiente, però è vero. Cioè, per me provo proprio un senso di meraviglia io ogni volta che gioco Bloodborne. Mamma mia, pure qua. Quello con la falce. Quello pure ne faceva dei danni, Sto maledetto. Domani non riscarico e faccio la quinta run per colpa tua. Che cazzo vede me? Fai bene, non è che... Se c'hai voglia. Mi, che dolore. Non mi sono scappato proprio male, Eccolo! Ecco, qua ci sta il corpo che te rompe i coglioni, capito? Ah, mi sono cagato sotto! Qua è il corpo che te rompe il cazzo, capito? Guarda che gambe di merda! Vaffanculo, io volevo fanperri, se può fa. Ho tipo 200 pa- sì, già là partiene i bestemmioni, porca miseria. Ah, bella fresca. Mo' Bloodborne, sabato. Torna sabato. Lo dico così per... Già cominciamo a preparare la chiusura, perché io sto proprio... Me sto a chiudere. Faccio sto pezzettino qui. Io non smetterei mai, mo' poi in realtà, no? È ovvio. Poche bare poi ci stanno in giro. Sì, sono due. Pure tu? Ah, che bellezza. Ah, qua dicevo la parola segreta. Qua sotto devo andare. L'antidoto. Sì, sono due. Uno sta là che è più grosso, c'ha 13 anni. Una gatta si chiama Sheila. Ah, carina. Che colore è? Io sono curioso sempre dei colori dei gatti. Non ce l'ho ancora la password. Però ci sono andato lo stesso. La mia ha 2 anni. Ah, eccoli là, me te l'ha messi salva, Luca. La mia ha 2 anni. Questa qua che è passata adesso ce n'ha 3. Mo ne fa 4 quest'estate. Da 3 colori. Beh sì, allora è femmina. Le femmine c'hanno di solito solo. Quelle pezzate c'hanno più di 2 colori. E i maschi ce n'hanno 2. Mi sa che qua già abbiamo fatto, perché non è che possiamo fare molto di più, Dobbiamo ritornare indietro? Beh sì. O ammazziamo i 2 stronzoni in piazza. Così torna il sogno del. Perché Amelia non la voglio fare adesso, me la voglio proprio gode come scontro, capito? Non la voglio fare stanco. Però la torti il cazzo che te se frega. Delicatissimo. Le fate di cacciare, Dai Evelyn, andiamo a fare sti ultimi 2 stronzi. E poi te vai a riposare pure tu,
Lei si sveglia, noi dormiamo. Conoscenza del folle. Questi non riesco a piegare il tempo, porca miseria. Però lui, visto in compenso, ci pia benissimo. Ma manco mi ricordo se gli si può far perdere questi, sinceramente. Mi sta venendo il dubbio. Guarda come si piega, oh. Ma non sta piscia sotto. Mori prima che arriva tuo cugino Giovannangelo. Arrivo, mo recupero, sennò questi mi ammazzano. La mia bianca, arancione e tigrata. Ah, forte, belli quelli. Lei ce l'ha tutti invece i colori, se prima ce l'ha tutti, nero, grigio, arancione a strisce. Recuperiamo un po'. Vieni, vieni. Gli vanno fossati. Bob Dylan mi ha ammazzato. Guarda, mi ha ammazzato all'ultimo. Mamma mia, che cretino. L'ho sottovalutato, ma mi ha rotto il culo. Bastardo. Vabbè. Mi ha detto vatta a dormire. Eh sì. Sono stato un cretino. Mi volevo riempì la barra d'energia, però non l'ho fatto, come un cretino. Vabbè, mo lo vado, li vado a riprendere subito gli Yagi, senza porre tempo in mezzo, sennò mi scordo. Come l'altra volta, poi 140.000 anime le abbiamo lasciate per terra. No, mo le pio sicuro. Mi sbrigo, lascio perdere i corvi, sotto corvi. Tanto mo è aperto qua la... Guarda, sto più di una buona donna ogni volta per ammazzare questo di fretta. Che non lo so io come va a finire. È un film già visto. Non hai fatto di danno, bastardo. Guarda, quando fanno i fenomeni che ci stanno gli aghi in ballo, no? Quando mi state sul cazzo. Un vareggo proprio. Maledetti. Ma il cretino sono io che sto andando di fretta, chiaro. Elisir blu di Rocket. Non so se mi ricordo come si piega qualcosa. Vabbè, dopo vedremo. Le corsa che ci stanno degli aghi in giro, forse. Andate su. Lo sto attento al cane, proprio. Il proverbiale attenti al cane. Eccolo là. Dove cazzo stanno? Voi pensate che ce l'ha pure uno di loro? E ce l'ha, infatti. Vediamo se riusciamo a ammazzarlo senza coinvolgere l'amico Fritz. Buonanotte, raga, vado domani, mi alzo presto. Che vuoi dici? Buonanotte, grazie di tutto, Franklin. Alla prossima. Tanto sempre qua sto io. Per la programmazione controllate la scheda informazioni sul profilo del canale. Basta queste cazzo di cose, mannaggia, messo a premere triangolo a rotella. Mo se riesco già ricominciamo pure a farne qualcuna pomeridiana barra mattutina, eh. Tutto sta a stabilizzarsi un po', raga. Purtroppo è un periodo un po' particolare. Che dura un po' da troppi mesi, però questo è. Ridammi gli echi che mi torna a dormire. Porca mignotta, guarda che stecche che mi sta dando. Oh, all'idea c'è il mal tolto. Uff, che fatica. Conoscenza del folle, della pretromarcia, no? Vergogna. Abbiamo l'ammazzo, cioè sto.
Ringraziamo Pippo Caruso. Era appetitosa, dai, quella del folle, dai. Oh, ma dove via una volta? Oh. Fanculo, 10.000 anime, le leggi del sangue, queste anime, che cazzo di anime. Sto a intruppare le vette come se non ci fosse un domani proprio. Torno indietro così, vado al sogno del cacciatore. Okay. Che non è un bosco pieno di cervi. Così la prossima volta metto qualche runa pure all'arma, che l'abbiamo sbloccate. Ah, quella è, mi sa, il drop che stava di prima. Però mo se salgo qua a scala ci metto 40 anni, quindi vado diretto giù, dai. Ah, questa era una candela, ok. Rimetta a posto la candela. Da tavo, voilà. Stasera pure mi ha fatto un bel pezzo, considerando che la prima parte ho tra virgolette farmato, ma mi servivano gli echi del sangue per aprire il cancello. Allora, domani che è giovedì, domani Baldur's Gate, andiamo avanti. Domani ci abbiamo un bel pezzo da fare, dobbiamo vedere che ci aspetta sotto al tempio di Bal. Se ce le rompono le Bal o le rompiamo noi, chi ne sa. Detto ciò, vi ringrazio per la compagnia, stasera pure grandi risate a portar via. E niente, vi lascio secchi così. Buonanotte, a domani.